persona, dall'infanzia. Oggi mobilitazione delle sigle nazionali del settore pubblico per il mancato rinnovo dei contratti pubblici. Cosa accade? Esattamente, questa è un'assemblea che abbiamo indetto come segreterie confederali CGIL, CISL, UIL di La Spezia a sostegno appunto della vertenza di tutto il settore dei lavoratori pubblici, scuola compresa. Stiamo preparando la manifestazione che si terrà sabato prossimo a Roma per contrastare questa politica del governo che non ha previsto nella legge di stabilità le risorse necessarie per rinnovare il contratto appunto di tutto il comparto dei lavoratori pubblici. Lo ricordo, è un comparto questo che non vede rinnovato il contratto nazionale e i salari accessori da ben 6 anni, con una grave perdita del potere d'acquisto per questi lavoratori. Perché oggi è stata indetta un'assemblea confederale? Ah, guarda, la scelta è precisa ed è una scelta strategica. Noi vogliamo rimarcare il fatto che i lavoratori pubblici sono un patrimonio dell'Italia e del nostro territorio e il fatto che questo governo non dia risposte ai lavoratori pubblici per quanto ci riguarda sta a significare che non si vuole investire su questo patrimonio, ma anzi che questo patrimonio in buona sostanza lo si vuole malamente liquidare. Cosa chiedete al governo? Beh, con questa manifestazione, oggi con questa assemblea e con la manifestazione di sabato 28 chiediamo al governo di aprire un tavolo su cui trattare e riattivare quella che è la contrattazione. Ci aspettavamo che questo fosse già stato fatto, invece purtroppo, voglio dire ancora una volta, è tutto fermo e tutto tace. Allora noi chiediamo che davvero il contratto del pubblico impiego venga messo in discussione e riparta. Naturalmente speravamo che ripartisse dal 2015, voglio dire che doveva essere l'anno del rinnovo dei contratti, vediamo di ripartire comunque e con delle risorse sicuramente aggiuntive, non con la miseria che pensa di darci questo governo Renzi. Quanti sono i fondi stanziati dal governo? I soldi stanziati dal governo sono 300 milioni di euro, che sono veramente pochi, un'inezia, perché se li dividiamo per tutti i 3 milioni di dipendenti pubblici escono fuori 7 euro a testa. Io penso che dopo 7 anni di mancato rinnovo contrattuale sia veramente una carità che non si possono accettare. Io credo che uno Stato che crede nei servizi pubblici, che crede nell'universalità, perché pensiamo che i servizi pubblici vanno dalle forze dell'ordine, vanno alla sanità, vanno alla scuola, sono servizi che sono garantiti a tutti e non possiamo privatizzarli, non possiamo farli deteriorare, perché un domani, se avranno un costo, le fasce della popolazione più povere purtroppo non ce le potranno più permettere e noi questo non lo possiamo accettare, né per noi, né per le persone anziane, ma soprattutto per i nostri figli. Cerchiamo di trovarne